Un inizio alquanto insolito per uno dei miei video, ma lo avrete letto benissimo dal titolo. Oggi facciamo una delle tipologie di video che io adoro di più al mondo guardare, uno dei miei guilty pleasure, passare pomeriggi guardando questi video, ma che ahimè devo dire che è da girare alquanto difficile, cioè il bookshelf tour. Quindi vi farò un tour guidato, vi seguirò nelle mie librerie. Oggi ho deciso di iniziare da questa, che è la libreria che si trova all'ingresso. È una libreria che, come potete vedere, si sviluppa in altezza. Ci sono un bel po' di ripiani, quindi insomma avremo alquanto da fare. In realtà vi mostro ora la carrellata di quelli che sono i vari luoghi in cui si trovano i miei libri, che sono sparsi per tutta la casa, quindi la difficoltà del bookshelf tour sarà proprio muovermi, cercando di non farvi venire il mal di mare, i luoghi della casa che sono anche abbastanza bui. Prima di mostrarvi gli altri posti in cui si trovano i libri, vi volevo dire che a me piace nei bookshelf tour mostrarvi libro per libro, quindi preferisco fare un bookshelf tour lungo, anche un pochino più difficile per quanto riguarda l'editing, ma almeno più completo, quindi mostrandovi e parlandovi brevemente di ogni singolo titolo che troverete. Ma andiamo a vedere ora dove sono gli altri libri. Allora, qui è dove tutto potremmo dire ebbe inizio, perché sono le scaffalature, le mensole che ho trovato già nella casa quando ci siamo trasferiti, quindi è dove ho iniziato fin dall'inizio a esporre i miei piccoli pargoli. La luce non è delle migliori, quindi quando andremo a girare questa parte del bookshelf tour sarà alquanto difficile, ma vedrò di fare del mio meglio. Come vedete sono una, due, tre, quattro mensole piene fino all'orlo. Soprattutto, non so se riuscite a percepire, ma nella parte esterna ci sono anche due righe di libri, due file, ma poi insomma andremo a esplorare. Ora spostiamoci. Poi abbiamo un'altra piccola parte che conoscete abbastanza bene perché dove giro la maggior parte dei video. E infine abbiamo queste mensoline che si trovano sopra il letto, alle quali poi se ne aggiungeranno ben presto altre perché lo spazio sta di nuovo finendo. Bene, iniziamo e partiamo quindi da dove abbiamo cominciato. Zona numero 1 è quella dedicata ai libri del saggiatore, casa editrice del mio cuoricino, della quale fra l'altro mi è stato regalato il calendario dell'avvento 2023, non vedo l'ora che arrivi ed iniziare a leggerlo. Allora, manca un libro che ho prestato, perché sì, sono una di quelle belle persone che presta ancora i libri nella speranza che tornino. Allora, quello che manca è di questa autrice, perché Daphne du Maurier, una delle mie autrici preferite, è sicuramente una delle autrici di punta della casa editrice. Qui vi mostro Il capro espiatorio, uno dei suoi romanzi meno conosciuti ma più belli. Autrice, diciamo, di genere suspense thriller. Rendezvous, raccolta di racconti, non la mia preferita, sinceramente. Mentre uno dei miei preferiti è sicuramente Mia cugina Rachele, insieme al libro che attualmente ho prestato e che è Rebecca, la prima moglie. Nel caso vediate queste copertine stupende, è perché molti dei romanzi di Daphne du Maurier sono diventati film per la regia, soprattutto di Alfred Hitchcock, quindi per esempio i Corvi. Sempre di Daphne du Maurier abbiamo, e qui salto lui, ve lo mostro successivamente, altro romanzo poco conosciuto, ma a mio parere meritevolissimo, I parassiti. Come vi dicevo, scrittrice della suspense, quasi del giallo, atmosfere dell'Inghilterra lugubre e sinistre, grande critica feroce alla borghesia. Andiamo avanti poi con un saggio di Odio alle donne, con questo bellissimo segno del caffè che non sono riuscita a togliere, saggio sul te il tema del monoteismo e il parallelismo fra come i vari monoteisti affrontano la questione femminile, interessantissimo. Poi abbiamo Freaks, altro saggio della casa editrice a mio parere imperdibile, un saggio che parla del tema degli strani, mito immaginario dell'io segreto, si parla della stranezza, del mito dello strano, ma anche lo strano che ha a che fare col malvagio, si parla tantissimo dei fenomeni cosiddetti fenomeni da baraccone, secondo me straordinario, vi ho fatto un vecchissimo video in cui vi parlo di questo saggio, bellissimo. Se non leggete tanta saggistica, iniziate da lui. E
Raccolta di racconti contemporanei occidentali a cura di Andrea Gentile, una raccolta di quelli che secondo il curatore sono alcuni dei racconti più interessanti del Novecento. Troviamo autori tipo Cartarescu, Knausgard, Dyer, Emma Glass, David Peace, Olga Tokarczuk, insomma un po' di tutto, non male. Vabbè, penso non abbia bisogno di presentazioni, uno dei miei libri preferiti, Solenoidi di Cartarescu. Se non sapete che sono ossessionata con Cartarescu, cosa ci fate ancora su questo canale? Andate a cliccare il mio, cercare il mio nome con Cartarescu. Qui abbiamo un saggio leggerissimamente segnato da qualche post-it, Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, madrina del femminismo, diciamo così. Recuperatelo se siete interessati ovviamente all'argomento. Voragine di Andrea Esposito, un bellissimo romanzo post-apocalittico, scrittore contemporaneo italiano da tenere d'occhio, così come, e così andiamo anche seguendo un filologico, scrittore contemporaneo da tenere d'occhio, io ho adorato questo il suo esordio, Ogni creatura è un'isola, anche di questo ci ho dedicato un video, un libro che parla molto del tema della solitudine e della ricerca del sé, assolutamente da leggere. Poi, romanzo brevissimo, quasi racconto lungo, Emma Glass, La carne, si parla di abusi sessuali, un romanzo disturbante a dir poco, come lo è la sua copertina. Se cercate una lettura da fare in maniera veloce, che vi lasci addosso un senso di nausea, estrema, perfetto. Andiamo poi a Alfabeto di bambola di Camilla Grudova, raccolta di racconti paragonati a racconti in stile, virgolettiamo, kafkiano, un po' strani, assurdi, sinistri, bizzarri. Scrittrici della notte, anche qui abbiamo un bel po' di post-it di Loredana Lippe a cura di Loredana Lipperini, abbiamo alcune delle scrittrici fra 800 e 900 italiane che hanno scritto sul tema del macabro. La Marchesa Colombi, Carolina Vernizio, Paola Masino, Anna Maria Ortese, Paola Capriolo, eccetera, eccetera. Dignitosissimo, molto molto bello. E poi abbiamo questo mastodontico bestione che è Ritratti, di John Berger. Se siete appassionati d'arte, non lo potete assolutamente perdere. John Berger è stato un grandissimo critico d'arte. E ci spostiamo in Lidri altrettanto felici perché parliamo di Fazio Editore, casa editrice della quale devo essere onesta, ero più una fan prima. Ultimamente ho acquistato meno, è così, lo sto notando proprio adesso che sono qui con voi. Piccola postilla, se vedete dei libri sciupati, neri, sporchi, non è sporcizia, ma un po' di anni fa, ormai due, c'è stato un incendio in casa, per cui molti sono riusciti a recuperarli dopo, non vi dico che peripezie di pulizia con prodotti assurdi e strani, quindi molti sono estremamente rovinati, ma internamente sono leggibili, quindi ovviamente li ho tenuti per ragioni economiche, ma anche affettive. Elizabeth Jane Howard, questi sono i famosissimi libri che appartengono alla saga di Casalè, saga familiare famosissima che ha dato il boom dal punto di vista editoriale alla ripubblicazione di tutti i titoli possibili e immaginabili che trattino il tema. Io in realtà ho letto solo i primi tre, dopodiché mi ero fermata perché stavano ancora uscendo, i seguiti non erano ancora stati pubblicati. Conto un domani, quando avrò più tempo, di leggerli tutti in una volta sola. Andiamo ora dalla mia amatissima Anna Luisa Pignatelli, scrittrice di origine toscana, contemporanea ovviamente italiana, mai secondo me se ne parla abbastanza. Lei scrive romanzi flash veramente inquietanti, meritevolissimi, fra i quali io consiglio sempre Ruggine, Foschia. E qui abbiamo invece un'altra autrice che non so perché mi è capitata insieme, ma ci assomiglia alquanto per stile di scrittura, che è Cristina Guarducci, Malefica Luna d'Agosto. Luisa Pignatelli, scegliete uno di questi due e andate e leggetela perché per me è imprescindibile, ecco, se cercate una buona scrittrice contemporanea. Abbiamo poi La figlia femmina di Anna Dato, libro che parla del tema della pedofilia. Mi era piaciuto molto quando lo lessi, devo dire che ora me lo ricordo poco, quindi ma, insomma, ho sempre dei dubbi quando un libro che mi aveva entusiasmata, poi anche a livello emotivo mi ricordo poco.
Angela Carter, grandiosa scrittrice, altra grande penna Editha Fazzi, figlia sagge, scrittrice del Novecento britannica, molto strana, quindi se cercate dei romanzi con delle trame alquanto bislacche, figlie sagge è ottimo, così come forse il mio preferito rimane Notte al Circo, ancora più pazzo, ancora più strano, andate a cercarvi di cosa parlano perché non posso stare qui a dirvelo. Se invece non siete convintissimi di voler iniziare da un romanzo perché temete un po' questa prosa così strana, andate con nell'altro dell'alchimista che è la sua raccolta di racconti. È diviso in due volumi, io per ora possiedo solo il primo, bellissimi. La Camera di Sangue, se non mi sbaglio, si intitola così, è uno dei racconti suoi più importanti proprio della narrativa inglese, bellissimi. Andiamo poi a un grande classico per me, Edito Fazzi. Questo libricino ha visto momenti migliori perché è tutto sgualcito, ma è di George Rodenbach, Bruges la morta. Mamma mia, una pillolina, una goduria di libro, signori. Decadentismo, bello, bello, bello. Classici, Thomas Hardy, anche qui grande mio amichetto della casa editrice. Qui abbiamo Nel bosco e Via dalla pazza folla. Mi sono piaciuti entrambi, ho preferito decisamente Via dalla pazza folla, anche se il mio preferito è Thomas Hardy, rimane Tess de Duberville, che purtroppo però non possiedo perché mi sembra di averlo preso in biblioteca. Poi, ancora, classiconi, Charlotte Bronte, mia grande amicona, il professore rimane il mio libro preferito dell'autrice. In realtà è un libro abbastanza acerbo, è il primo romanzo che Charlotte Bronte ha scritto, si sente, però non lo so, ha quella magia degli inizi, quindi lo apprezzo particolarmente. Mentre ho avuto un rapporto alquanto conflittuale con Shirley, ma mi sono alquanto ripresa poi con Villette. Conto di rileggerli perché il loro ricordo si sta facendo sempre più flebile nella mia mente. Se vi piace Charlotte Bronte e già la conoscete, già l'avete amata, assolutamente questa bella biografia di Linda Gordon, Charlotte Bronte, una vita appassionata. Niente affatto male. E torniamo a parlare di Elizabeth Jane Howard, la scrittrice della saga di Casale, che io ho apprezzato in realtà molto più che in questa saga nei suoi romanzi stand alone, in particolare Il lungo sguardo. Il lungo sguardo è bellissimo, non so perché, ma è uno dei più sottovalutati della scrittrice. È la storia di un amore finito male che viene ripercorso a ritroso dalla coppia stessa. Bello, 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 profondità di personaggi, profondità sentimentale, un cinismo unico. Il migliore. Poi abbiamo Anima di Wajid Mouad, scrittore canadese. Di lui si è parlato tanto. Canadese, no? Ho detto una bugia, mi sembra. Eh sì, è di origine libanese. Ora attualmente vive in Canada, ma è di origine libanese. Libro molto carino, soprattutto per il modo in cui è scritto, nel senso che i narratori sono degli animali. Ogni capitolo è narrato da un animale diverso che segue la vicenda. Estremamente interessante questo lato. Poi abbiamo qui una per me spada di Damocle che è John William Stoner, perché a me non è piaciuto, non dirò altro perché insomma potrei aprire una parentesi lunga ere. Siamo scesi come vedete, qui abbiamo semplicemente Dante, Paradiso, Inferno, Purgatorio. Molto consigliate sono le edizioni curate da Vittorio Sermonti. In realtà io per ora ho letto solo tutto l'Inferno, ma bellissimo, è fatto proprio bene. Trovate il canto seguito poi dal commento di Vittorio Sermonti, a me è piaciuto veramente tanto. Trovate anche le versioni in audiolibro che vi consiglio. Ma passiamo a Iperborea. Fair Play di Tove Jansson, non mi è piaciuto per nulla, noia mortale. Uomini e Troll di Selma Lagerlof, scrittrice vincitrice del premio Nobel, mai abbastanza citata. Molto bello se vi piacciono le rivisitazioni dei miti e delle narrazioni folcloristiche tipiche scandinave. Poi abbiamo L'uomo che voleva essere colpevole, libro stranissimo in una distopia socialista nordica. Se siete fan delle distopie, questo è da mettere in wishlist sicuro. Poi abbiamo tutta la sequela di fiabe, abbiamo le fiabe islandesi, le fiabe lapponi e qua sotto abbiamo le fiabe danesi. In realtà ce ne sono tantissime altre, io sono rimasta a queste qua. Poi abbiamo L'arte di collezionare mosche di Fredrik Sjöberg, lui è un entomologo, quindi anche se sembra diciamo, un settore abbastanza specifico e alquanto strano.
Questo libro vi farà appassionare all'entomologia. Non so come sia possibile, ma quando si è dei grandi scrittori, ci si può, si è in grado di far appassionare di tutto. Poi i miei due libri preferiti in assoluto ad oggi della casa editrice sono Il medico di corte, che è un romanzo storico sulla storia del re di Danimarca, Cristiano VIII, che è stato il vero primo e proprio re dell'illuminismo, che era chiamato però il re pazzo, soffriva di malattie psichiatriche, quindi il suo medico di corte riuscì a fare da reggente praticamente, non fu però una grande scelta. Bellissimo, bellissimo, anche se non amate i romanzi storici. E poi abbiamo Io non mi chiamo Miriam, uno dei romanzi più interessanti sul tema della seconda guerra mondiale e soprattutto della persecuzione nazista ai danni delle popolazioni rom. Accanto abbiamo la nostra filona di Feltrinelli, qui in Pilate abbiamo i classici, qui invece l'altra collana. Partiamo subito con il mio amatissimo Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Di Bassani non si parla mai abbastanza, e quando si parla solo del Giardino e Finzi Contini. No, dovete iniziare dagli occhiali d'oro, bello, 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 mi piace tanto, tanto. Poi abbiamo un po' di Banana Yoshimoto, perché io ho avuto il mio periodo, come forse molti adolescenti, Banana Yoshimoto. Fra l'altro vedo che molti li ho fatti fuori, chissà, forse li ho regalati, forse li ho venduti. Mi sono tenuta quelli a cui sono più affezionata perché sono stati regali, cioè Presagio Triste. Ah, è volato Presagio Triste. Kitchen, perché lo trovo il più carino di Banana Yoshimoto, quindi questo l'ho voluto tenere. E poi l'avevo visto, ce n'era un altro. Sì, ho tenuto a proposito di lei, perché anche questo mi è stato regalato, quindi ci sono particolarmente affezionata. Oggi leggerei ancora Banana Yoshimoto? Non penso proprio, perché mi annoia da morire. Andiamo avanti e vediamo che becchiamo. Allora, Lettera al padre di Franz Kafka, non ha bisogno di presentazioni, stupendo. E dietro Virginia Woolf, Le tre Guinee, idem con patate. Se cercate saggistica di Woolf, partite da qui. Poi abbiamo La Santa Croce con Fluo, noia, 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 idem Luminal, già un po' meglio Luminal, ma Fluo anche no. Peccato, attualmente sono due libri quasi introvabili. Della Santa Croce, mille milioni di volte meglio Amorino o Revolver. Questo libro per me è una reliquia, non so se si percepisce anche quanto è usato, ma è la vecchia edizione ora introvabile di Sutong, Mogli e concubine, il romanzo del famosissimo scrittore di letteratura contemporanea cinese dal quale è stato tratto l'omonimo film Mogli e concubine. Adesso lo trovate edito da un'altra casa editrice con il titolo Lanterne Rosse, che in realtà è il titolo del film. Poi abbiamo un saggio, Donne che amano troppo, chissà perché l'ho comprato ai tempi, non ci poniamo queste domande, ma lo tengo ancora per ricordarmi cosa fare e cosa no. Anche qui altro momento della mia adolescenza, momento Isabella Allende, che poi ho superato con grande maestria, ma secondo me rimane un gran bel romanzo, La casa degli spiriti. Io questo lo configuro ancora oggi come il libro che mi ha fatto innamorare della letteratura. Una estate noiosa della mia adolescenza, non sapevo che fare, pescai casualmente a casa dei miei un libro, che era questo, perché mi incuriosiva la copertina, non sapevo niente, niente, e niente, e amore fu. Quindi ci sono molto affezionata per ragioni, come potete immaginare, emotive. Bellissimo romanzo della letteratura tedesca, anche se in realtà la scrittrice sì, è di origine tedesca, ma mi sembra che il libro sia scritto in inglese. Questa è una bella domanda, Chiara, forse te lo dovevi ricordare prima. Sì, sicuramente sì, è stato tradotto dall'inglese, ma sono abbastanza convinta che sia stato scritto in inglese. Comunque, come pietra nel fiume, seconda guerra mondiale, piccolo paese in Germania, la storia di una ragazzina affetta da nanismo. Bello, 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 il tema dell'alterità, della diversità, stupendo. Poi Racconti fantastici russi, direi che il titolo si presenta da solo, Racconti fantastici russi. Oh, amore mio, Sibilla Aleramo, Una donna, secondo me romanzo classico del Novecento italiano che dovrebbero far leggere a scuola. Sibilla Aleramo si conosce ancora troppo poco, è stata una scrittrice magnifica, non so che altro dire, e se non erro qui ci dovrebbe essere di suo qualcos'altro che però adesso non vedo d'occhio nudo, quindi quando ci arriveremo ve lo mostrerò. Poi Andrea Canobbio, Il naturale disordine delle cose, mi ero innamorata di lui con il suo romanzo che poi incontreremo più avanti, che quest'anno era stato candidato al premio Strega, La traversata notturna, stupendo, questo niente.
Poi Erta Müller, scrittrice che scrive in tedesco ma è nata e ha vissuto in Romania, che quindi tratta molto il tema della dittatura rumena sotto Ceausescu. Oggi avrei preferito non incontrarmi, ahimè, a me ha deluso moltissimo. Come un romanzo di Daniel Pennac, io e Pennac non siamo molto amici, ma questo è un saggetto che non mi è dispiaciuto. Tabucchi, grande, mi piace molto Tabucchino. Qui abbiamo Per Isabel, ma il mio preferito di Tabucchi rimane Requiem. Requiem è molto bello, secondo me. Vabbè, anche i Tabucchi non penso che ve lo debba presentare io. Invece, non che ve lo debba presentare io, però Ballard lo conoscerete sicuramente perché è il padre della fantascienza. Il condominio, bellissimo, non so, non lo definirei fantascientifico, lo definirei thriller, suspense, bello, forse uno dei meno conosciuti, peccato. Poi abbiamo di Pino Cacucci, Viva la vita, quando anch'io nel mio periodo adolescenziale mi sono fissata con Frida Kahlo, Caruccio, niente di che. Invece, mamma mia, questo è un capisaldo della mia vita. Brothers di Yuhua, uno dei più bei romanzi della letteratura cinese. Ho dedicato un intero video ai consigli per iniziare a leggere letteratura cinese, soprattutto contemporanea. E Yuhua è il caposaldo, diciamo, secondo me, per partire se non conoscete la letteratura cinese. E visto che abbiamo iniziato a parlare di Yuhua, proseguiamo con Vivere, altra chicca. Cronaca di un venditore di sangue, mamma mia, cioè, non mi sentirete dire sicuramente qualcosa di negativo. E La Cina in 10 parole, che invece è un breve saggetto, una piccola guida se volete conoscere la Cina per l'appunto in 10 parole, niente male. Saggi, Eva Cantarella, Secondo Natura, la bisessualità nel mondo antico, alquanto interessante, soprattutto se siete appassionati di storia. E qui abbiamo L'ambiguo malanno, condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana. Questo invece lo devo ancora leggere. Saramago, Le intermittenze della morte è stato il mio primo e unico Saramago per tantissimo tempo, mi era piaciuto ma l'ho letto tanti anni fa, non mi ricordavo quasi più niente. Quest'anno ho letto finalmente Il Vangelo secondo Gesù Cristo, Epifania pura, quindi recupererò altro. Mishima, grande Mishima, La scuola della carne, bello ma Mishima mio preferito, ve lo mostrerò più tardi, non è sicuramente questo. Fred Ullman, L'amico ritrovato, un libro che va bene a tutte le età, non fa mai male leggerlo, quindi vabbè, saggio filosofico imprescindibile, La banalità del male di Hannah Arendt, tema del nazismo, soprattutto del processo Eichmann a Gerusalemme. E ecco, infatti che ritorna un po' di Isabella Allende, qui abbiamo La figlia della fortuna, un altro Allende che ho ottenuto, io penso di aver letto veramente tutto di suo fino a che non avevo boh, 20 anni, quindi fino a quegli anni là tutto quello che ha pubblicato l'ho letto, adesso ve l'ho detto, ci sono affezionata per ragioni emotive, ma non lo leggo più. Tanizaki, Morbose fantasie, quando si parla di letteratura erotica, Tanizaki non viene mai abbastanza citato, questo è un classico imprescindibile. Ah, eccolo l'altro, Sibilla Le Ramo, che è Un viaggio chiamato amore, sono le lettere d'amore fra Sibilla Le Ramo e Dino Campana, molto belle. Virginia Woolf e la signora Dalloway, non ho ancora avuto il coraggio di leggerlo perché io e Virginia Woolf abbiamo un rapporto complicato, diciamo così, per quanto riguarda i romanzi, perché io ho letto Alfaro e no, non è proprio mio, non ce l'ho potuto fare, mentre quando leggo i suoi racconti e la saggistica, la critica letteraria, impazzisco, ma ai, dura. E Eugénie Grandet di Honoré de Balzac da leggere, Il castello di Kafka. Che vedevo di Kafka, basta questo. Il maestro Margherita di Bulgakov. Allora, ho recuperato, mi ha gentilmente regalato questa edizione un mio amico, perché io l'ho letto in un'edizione vecchissima, con una traduzione pessima, ma dell'edizione tipo degli anni 80 dei miei genitori, e ci avevo capito la metà della metà della metà della metà delle cose, quindi lo voglio assolutamente rileggere, ma soprattutto perché l'ho letto a boh, 16 anni, non era il momento. Vabbè, una delle mie poetesse preferite sempre, Silenzi di Emily Dickinson. Altro grande classico che mi manca da leggere, Maud Flanders di Daniel Defoe. Nana di Émile Zola, letto due volte, questo è uno dei romanzi che mi ha fatto capire che la rilettura è sempre importante e ahimè sottovalutata. La prima volta l'ho odiato, la seconda, non vi dico che l'ho amato, quantomeno ho capito perché è un classico. E I dolori del giovane Werther di Goethe, ma penso non ci sia niente da dire. Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, sono arrivata a leggerlo forse un po' tardino.
Oh, bello, 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 mio The Wild preferito, il De Profundis, lettera di amore, odio, chi lo sa, scritta dal carcere. Orlando di Virginia Woolf, ecco, Orlando forse fuoriesce un po' dalla mia problematicità, con Virginia Woolf e la sua prosa, forse penso per il tema, perché mi affascina talmente tanto che mi è piaciuto, questo mi è piaciuto. Poi abbiamo Goethe, L'affinità elettiva, l'ho letto, ma secondo me ero troppo una ragazzetta, non ci ho capito una mazza. Idem con patate, non ci ho capito una mazza, Madame Bovary. Cioè, quando dico non ci ho capito una mazza, passatemi il termine, nel senso che lo vorrei leggere perché ci vedrei tante altre cose che all'epoca, quando lo lessi senza informarmi prima, non sono riuscita a carpire. Ecco, diciamo così. Andiamo. E arriviamo a Edizioni EO. Secondo me uno dei più belli della casa editrice è questo di Alice Sebold Lucky. Sicuramente la scrittrice la conoscerete per Amabili Resti. Da cui è stato tratto il famosissimo film. Ecco, Lucky è l'esperienza ahimè autobiografica della scrittrice che ha fatto sì che lei si interessasse all'argomento che poi ha trattato in Amabili Resti, cioè quello dell'abuso sessuale e dello stupro. Forte, quindi tenetevi pronti, leggetelo solo se siete in un momento sicuro, perché altrimenti rischiate veramente di crearvi del disagio. Però bellissimo, commovente, molto bello. Poi di Muriel Barberini, L'eleganza del riccio, l'ho letto quando era famoso. Boh, quanti anni avrò avuto? Chi lo sa, pochi, non mi ricordo niente. Ottimo, l'onestà prima di tutto. Tu non sei come le altre madri, questo è bellissimo. Questo è un romanzo veramente molto bello, molto poco conosciuto. È la storia vera della madre della scrittrice, una donna che ha vissuto nella Germania fra gli anni 20 e 30. Come dice il titolo, è un bellissimo inno di amore per una madre che è stata una madre molto problematica, una donna per l'epoca estremamente libera, soprattutto dal punto di vista sessuale, e che quindi non era reputata essere una madre adeguata, soprattutto negli anni 20, 30 e 40 della Germania dell'epoca, poi con l'avvento del nazismo. Però è un romanzo pieno d'amore, nonostante la scrittrice si renda conto che la madre abbia compiuto anche, insomma, de delle cose abbastanza discutibili. Però ecco, se volete indagare un po' il rapporto madre-figlia, molto bello. Così come ve l'ho detto spesso, un altro libro secondo me poco chiacchierato della casa editrice, Le streghe di Smirne di Mara Maimardi, autrice, se non sbaglio, greca. Qui siamo nella città di Smirne, una città che è il crocevia di popolazioni fra Oriente e Occidente, in cui hanno convissuto per centinaia di anni etnie diverse, lingue diverse, usi, costumi, religioni diverse, e qui si parla del tema della stregoneria. Non vi dico altro, però è molto curioso. Saggistica, o meglio, reportage di Svetlana Alexievich, famosissima, ha vinto anche il Nobel, preghiera per Chernobyl. Si tratta appunto il tema di Chernobyl. Poi abbiamo Simona Lo Iacono, Le streghe di Lanzavacche, molto bello per trattare il tema della disabilità e dell'alterità, legata non soltanto alla disabilità, ma anche al fenomeno della stregoneria. Usato come chiaramente metafora per parlare dell'alterità. Wuming Yi, se la pronuncia è quella che è, Montagne e nuvole negli occhi, bello, bello, bello. Userò un termine. Esce fuori un piccolo segnalibro. Userò un termine straabusato, ma per intenderci, realismo magico alla cinese. In realtà è un romanzo taiwanese che riesce anche a far emergere tutta quella che è il melting pot culturale dello stato di Taiwan, che è un'isola quasi metafisica, ma questo è un romanzo metafisico. Poi questi magari non ve li tiro fuori perché avete visti e rivisti fino allo sfinimento. Elena Ferrante, La tetralogia dell'amica geniale, letta una volta, conto di rileggerla sicuramente, ma molto La figlia oscura, niente. Molto molto bello, I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante, dopo la tetralogia, è la mia cosa preferita in assoluto. Ci muoviamo con Super Coralli Einaudi. Perdonate il riverbero della luce, ma essendo in un luogo veramente molto buio, mi sto sparando addosso la ring light, se no non vedete assolutamente niente. Ah, qui adoro questa sezione perché c'è Mu Yan, che è uno dei miei autori preferiti, anche qui letteratura cinese, vi ripeto. Se andate sul canale trovate tanti video dedicati alla tematica. Il paese dell'alcol. Allora, questo è uno dei più pazzi di Mu Yan, ma non il mio preferito. Si
stesso, abbastanza pazzo dell'autore, ma non il mio preferito, Le canzoni dell'aglio, mentre se vi piace il Moyen completamente fuori di capoccia, sicuramente Le serie incarnazioni di X-Men Now, imperdibile, imperdibile. Questo lo trovate sicuramente in edizione economica. Un Moyen un pochino... No, non è vero, è pazzo, è completamente fuori di cucuzza. Anche qui è i 41 colpi. Del Moyen un pochino più sobrio parleremo quando poi vi mostrerò la sezione delle Now dedicata a... con l'incopertina flessibile. Questi sono Moyen fuori di testa. Mio preferito, serie incarnazioni. Poi, altro romanzo di letteratura cinese, uscito un po' di annetti fa, molto molto bello, L'antica nave di Zhang Wei. Me ne avete sentito parlare un bel po' di volte. Poi abbiamo di... Vi prego, non mi fate fare quest'altra figuruccia, non ci provo. È un'autrice svedese e questo è il suo nome. Hotel Silence, l'ho letto mio padre, mi ha detto che le era piaciuto molto. Io di suo avevo letto Rosa Candida, che mi era piaciuto, quindi vediamo, lo leggerò prima o poi. L'Erminuta di Donatella di Pietrantonio, super famoso. Quando l'ho letto, quando uscì, illo tempore, mi era piaciucchiato. Non mi ricordo più niente, quindi boh, chi lo sa. Eder più di tutto, questo è bello bello, se cercate un thrillerone che però non sia solo puro intrattenimento ma grande bella scrittura, bello. Fra l'altro, se non erro, lui è lo sceneggiatore, mi sembra di sì, di Downton Abbey, dirò una castroneria, chi lo sa, correggetemi. Reportage barassaggio interessantissimo, Ragazzo cattivo ovvero Delitto, castigo e redenzione di Robert Coombs di Kate Summerscale. Kate Summerscale è un'autrice e studiosa britannica che si occupa soprattutto di casi di omicidio o casi alquanto strani accaduti nella Londra vittoriana, quindi analizza dal punto di vista proprio storico e criminologico questi casi. Nello specifico qui parla di Robert Coombs, un ragazzino di 11 anni che uccise la madre così a sangue freddo, tranquillamente. Molto bello, una ricostruzione molto interessante. Se siete amanti del true crime, dateci sotto. Poi Paolo Minolo, L'arte di legare persone, bello bello bello, profondamente commovente. Milone è uno psichiatra e in questo quasi diario di bordo parla dei suoi pazienti e della sua vita in pronto soccorso nel reparto psichiatrico. Americana dice Mamadou Angozia Adichie, se vi interessa il tema del razzismo, del colorismo, del colonialismo e tutti gli ismi possibili e immaginabili, sicuramente un'autrice da recuperare. McCarthy, La strada, faccio difficoltà perché non mi è piaciuto. Andiamo avanti, bene, andiamo avanti. Allora, Leviatiano, ovvero La balena, saggio sulle balene, ma niente di che. Poi Nicola Lillin, questo sinceramente lo tengo, chissà perché, è il seguito, se non sbaglio, di Educazione siberiana, si può vivere anche senza leggere, succede niente. Vi sposto, spero di non farvi venire il mal di mare. Poi la trilogia bellissima di Jeff Vandermeer, Annientamento, Accettazione e Autorità, copertine stupende, storia stupenda, tutto stupendo. Direi uno degli autori che ha dato il via alla moda, oddio, moda sembra una parola brutta, comunque, sì, della letteratura weird. Non voglio dire che ha dato il via alla letteratura weird perché Lovecraft sinceramente è andato un po' prima, però belli, bellissimi. Poi abbiamo il grande romanzo dei Vangeli, se siete interessati al mondo cristiano, a conoscere un po' di più Corrado Augias e Giovanni Filoramo, vi possono dare giusto due dritte. Torna qui Angela Carter con Venere Nera, raccolta di racconti. Secondo me è meglio se prendete le edizioni Fazzi con Nell'altro dell'archivista. Sbam! Come dicevo, Isabella Allende, ne troverete altri. Qui abbiamo La città delle bestie e Ritratto in seppia. Simonetta Agnello Orbe, scrittrice che scrive soprattutto romanzi storici, non scrive affatto male, questo è dignitosissimo, se cercate qualcosa di abbastanza tranquillo. Tabucchi, questo non è il mio Tabucchi preferito, però l'ho tenuto, si sta facendo sempre più tardi. Ah, arriviamo a un grande altro signore della scrittura che è Mayan, Il sogno cinese, skippabilissimo, imperdibile, assolutamente da segnarsi a fuoco sulla pelle. Pechino in coma, bello bello bello, ovviamente di chi si parlerà? Di Piazza Tiananmen.
Diciamo che Majan è uno scrittore che in patria non è affatto ben visto, tant'è vero che non vive più in Cina da un bel po', a causa del fatto che lui scrive, critica tantissimo il Partito Comunista e scrive delle grandi T, quindi Tiananmen, Tibet, ma di tanti altri argomentini che la Cina, ecco, non apprezza molto, fra cui l'altra sua grande opera, a mio parere, è La Via Oscura, in cui tratta la tematica della politica del figlio unico, straziante, molto bello. Rossella Posturino mi limitava da mai te, vi ho detto tutto quello che avevo da dire di questo romanzo nei video recensioni dedicati ai candidati dello Strega del 23, penso di averlo demolito a sufficienza. Ecco, il mio Yushima preferito è il Padiglione d'Oro, un delitto e castigo alla giapponese. Bello, beh, per me questo è bellissimo, forse non è il più conosciuto di suo, ma a mio parere bello, lo vorrei rileggere.